Tata Susina, fa apparire subito il pranzo. Purtroppo non posso, Vostra Maestà. È il giorno senza magia, ve lo ricordate? E allora che cosa mangeremo? Volete venire a pranzo al grande albero degli elfi? È carino da parte tua, Ben. Noi abbiamo moltissimo cibo. Sul serio? Allora accetteremo il tuo gentile invito. È tutto molto tranquillo. È permesso? Scusate, c'è nessuno? Ben! La scala mobile non funziona? Non lo so proprio. Ma che osaggio elfo, che cosa sta succedendo? A dire il vero, proprio niente. Ma non dovete costruire dei giocattoli? Sì, Ben, abbiamo un grande ordine per Babbo Natale, ma non riusciremo mai ad evaderlo. Perché no? Perché il motore degli elfi oggi ha smesso di funzionare. Lo possiamo riparare, gli elfi sono bravi a... No, 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 non può essere riparato. Il motore degli elfi ha finito il carburante. Oh, e da che cosa è alimentato questo motore? Non ve lo posso dire. Deve dirmelo, glielo ordino. Questo è un segreto. Vecchio saggio elfo, da quale tipo di carburante è alimentato il motore? Oh, da... ma... ma... mais? No, ma... ma... maionese? Ma... macedonia, forse? No, ma... dalla maggiorana? Magia! Dalla magia? Ho sentito bene? Lei ha appena detto che il motore degli elfi è alimentato dalla magia? Sì. Ma tutti voi detestate la magia? Sì. Ha i suoi vantaggi, comunque. Non inquina per niente e non si esaurisce mai. A parte quest'oggi. Esatto. Perché quest'oggi è il giorno senza magia. Non c'è un altro modo per far funzionare la fabbrica? Sì, c'è il generatore di emergenza. Certo, è ovvio. Assomiglia ancora molto a Fragolina, però. È vero, deve essere travestita. Perfetto! Eroi di Kiki, fieri anche di più, solcano sulla nostra nave il profondo blu. Salve! Buongiorno, sono un elfo e mi sono appena trasferita qui. Oh, davvero? E dimmi, come ti chiami, piccolo elfo? Fragolina. Oh, è un bel nome! Cioè, Alice! Ancora più bello! Su, entra! Questo elfo è una spia delle fate! Diamone delle informazioni assurde sulla nostra barca, d'accordo? Wow! La vostra barca è davvero enorme! Già, e pensa che non è ancora finita! Dobbiamo metterci le zampe ora! Zampe? Tutte le navi vichinghe ce l'hanno! Zampe di papera! Zampe di papera! E poi cambieremo la testa di drago con... una testa di ippopotamo! Sì, che sputa fuoco! Molto interessante! Beh, mi ha fatto piacere conoscervi! Ora è meglio che vada! Metteremo davvero quelle cose buffe sulla nostra barca? No! È soltanto quello che la spia andrà a riferire a Tata Susina! E così lei costruirà una barca ridicola! Eccomi qui! Oh, un elfo! No, sono io! La nave vichinga degli elfi è veramente enorme! Nessun problema, la faremo ancora più grande! E ci servono delle zampe di papera! Sul serio? Che zampe di papera siano? E anche una testa di ippopotamo sul davanti! Che sputa fuoco! Ma io non ce l'ho una moneta, le hai appena fatte sparire. Oh, senza una moneta non possiamo farne altre. Io ho questo bottone. Magari funzionerà. Fa di nuovo il rumore dei popcorn. Oh oh, si è riempito di bottoni. Tata, si possono comprare le cose con i bottoni? Signor elfo, le va bene se la paghiamo con dei bottoni? No. Il baule magico dei soldi è rotto? Sì, Vostra Maestà. Per qualche strana ragione fa soltanto bottoni. E noi dobbiamo pagare il signor elfo. Sta tranquilla, Holly. Sistemo io tutto. È un po' imbarazzante, ma purtroppo siamo a corto di soldi al momento. Non dovete sentirvi imbarazzato, maestà. Non ne avete motivo. Mi dispiace, sul serio. No, no, non c'è il minimo problema, davvero. Bene. Allora fatemi sapere quando avrete i soldi e io vi riporterò subito il cibo. A presto! Oh,
A presto. Ho una buona notizia e anche una cattiva. Davvero? E qual è quella cattiva? La cattiva notizia è che non c'è nessuna buona notizia. Il signor Elfo si è portato via la colazione. È tutto perché non abbiamo quegli inutili soldi. Ma cosa servono i soldi? Io non lo so esattamente, Holly, ma gli Elfi sembrano tenerci molto. Non potresti aggiustare il baule magico dei soldi, papino? Il baule non è rotto. Ci serve solo una moneta d'oro da buttarci dentro. Chi ne ha una? E questo è il problema, caro. Nessuno di noi ce l'ha. Oh, qualcuno di voi sa dove trovarla. Mio padre viene pagato con delle monete in cambio del suo lavoro. Veramente? Puoi trovare un lavoro, papà, e farti dare una moneta d'oro. Beh, suppongo di poterci provare. Quale tipo di lavoro ti piacerebbe fare, papà? Non ne ho idea, ma devo saper fare un mucchio di cose. Sono il re. Su, siediti, ti prego. Lo vede? È impossibile. Seduto! Oh. Bisogna essere fermi. Il suo animale deve capire chi comanda. Adesso faremo vedere a Gastone come si cammina al guinzaglio. Bravi, miei ragazzi. Molto bene. Ci vuoi provare anche tu, Gastone? No, non parli a Gastone in quel modo. Chi comanda fra voi due? Beh, ho sempre pensato a Gastone come ad un amico. No, è lei che comanda, glielo dimostri. Gastone, piede! Camminare, Gastone! Mento in fuori! E non fare il pigrone! Molto bravo, Gastone, davvero molto bravo! E ora tocca a lei, signor Cardo. Piede! Non male, ma a voce più alta. Piede! Ok, tutti alla corsa a ostacoli, coraggio! Non gingillatevi! E adesso l'altalena! Molto bene! Attraversare il tunnel! Eccellente! Slalom tra i pali! E saltare oltre la pozza di fango! Per favore, non si vola, babì! Avanti, Gastone, prova a saltare! Non dimentichi chi comanda! Gastone, salta! Molto bene! Ora l'altalena! Bel lavoro! Dritto nel tunnel, per favore! Bravo, Gastone! Slalom tra i pali! E salta oltre la pozza di fango! Oh oh! Gastone c'è finito dentro! È ricoperto di melma! Oh, oh, che importa, è solo un po' di fango! Non è vero, Gastone? Pronto intervento? Salve, parla Tata Susina! Sono bloccata qui al lago! Bloccata, hai detto? Resisti, saremo subito da te! Pronto intervento, Elfi, al lago! Qual è esattamente il tuo problema? Le mie gambe sono stanche. Potrei avere un passaggio? Cosa? Tata Susina, il pronto intervento Elfi serve solo per le emergenze e tu lo sai! E va bene, calma. Mi date un passaggio o no? Questo sì che è viaggiare. Tè, biscotti e una splendida vista. Papà, posso provare a pilotare? No, Ben. Non sei abbastanza grande. Ma non è giusto. I grandi si prendono tutto il divertimento. Già, anche noi vogliamo salvare le persone. Un giorno lo farete. Dovete solo aspettare di crescere. Oh. Grazie, pronto intervento. E non farci più sprecare il nostro tempo. Che gentile. Il vecchio saggio elfo ha ragione, Tata Susina. È vero, il pronto intervento Elfi serve solo per le emergenze. Oh, e va bene. Forte! Siete stati soccorsi dal pronto intervento Elfi, vero? Vorrei che anche noi potessimo salvare le persone. Ah, sì! Peccato che gli adulti non vogliano. Sono così noiosi. Oh. No. Qui pronto intervento. Ah, grazie al cielo. Per favore, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Qual è il problema? Una grande mucca è rimasta impigliata nei cespugli di more. Arriviamo immediatamente. Attenzione a tutte le unità. Mucca impigliata nei cespugli di more. Pronto intervento.
Quest'oggi impareremo delle cose meravigliose sulla natura e su Fluffy, il nostro criceto. Chi di voi sa dirmi che tipo di animale è Fluffy? È un criceto! Sì, ma che tipo di animale è un criceto? Oh, è un mammifero! È un mammifero! Esatto, bravissima Lucy! E il suo nome scientifico è Mesocricetus auratus! E il suo nome scientifico è Mesocricetus auratus! Santo cielo! Noi lo chiameremo semplicemente Fluffy. Oh no! Gastone ha sentito il profumo delle banane e lui adora le banane! Gastone, vieni subito qui! Fermo! Torna indietro! Noi siamo circondati dalla natura. Guardate questo piccolo insetto. Qualcuno di voi sa come si chiama? Gastone, ed è un maschietto! Molto divertente, Lucy. È una coccinella, quella! Sì, esatto, è proprio una coccinella. E sapete che cosa mangia? A lui piacciono tanto le torte. E anche gli spaghetti alla bolognese. Torte e spaghetti alla bolognese. No, le coccinelle mangiano i pidocchi delle piante. Mettiamola al sicuro in questo barattolo. Oh no, Gastone è in trappola. La lasceremo libera più tardi. Spero che non stia troppo scomodo lì dentro. Non preoccuparti, lo faccio uscire io dal barattolo. Ma così ti vedranno. Sta tranquillo, Ben, farò molta attenzione. Signorina Biscotto, c'è una fata che cammina sul mio banco. Una fata, dici? Vediamo un po'. Tata Susina, arriva l'insegnante. Fingi di essere un giocattolo. Oh sì, sono un giocattolo. Oh, ma è una piccola fata madrina. Di chi è questo giocattolo? È mio. Te la ricordi la nostra regola? Nessun giocattolo in classe! Esattamente! La metterò nel mio cassetto e la potrai riavere al termine della lezione, va bene? Sì, signorina Biscotto! L'uovo di drago si sta schiudendo! Mio padre dice che i draghi sono degli animali selvaggi e pericolosi! E poi sputano fuoco! Oh, io ho paura! È meglio scappare! Non è carino! Ciao, piccolo! Oh, che bello! È così dolce! Gastone, sii gentile con il cucciolo di drago! Basta, coccinella cattiva! Come lo possiamo chiamare? Che cosa ne dite di Tenerone? No, invece si chiamerà Dentone! Perfetto, Dentone! A me piace di più il nome Coccolone! Artigli di fuoco! Che ne dite di Dave? Sarà Dave il drago! Sì! Sì. Dave, questo è il tuo nuovo nome! Dave ha delle zampe enormi, sono molto grandi! Questo significa che diventerà ancora più grosso! Ora che cosa vuoi, Gastone? Oh, e va bene. Prendi il bastoncino. Wow! Sei davvero intelligente, lo sai? Vuole che gli grattiamo la pancia? Oh. Ma quant'è carino! Dave è l'animaletto più fantastico di tutto il mondo. Gastone? Oh, io non lo so. Oh, beh, non importa. Adesso abbiamo Dave. Principessa Holly, è ora di tornare a casa. Oh, devo andare. Ciao a tutti. Ciao. Daisy, Poppy, fatemi tornare subito come prima o... Sono bambola Susina. Dammi da mangiare. Certo, sono sicuro che riusciremo a farne una coppia esatta. Entrate pure, bambini. Se adesso premo il tuo pancino, mi canterai una canzone. Non provare neanche a pensare di premermi la pancia. Bambola Susina, dolce e piccolina. Lo sei veramente, sei dolce e piccolina. Allora, come farai a riprodurmi? Utilizzeremo questa macchina copiatrice. Guarda come funziona. Prendiamo una pallina da tennis, la mettiamo proprio qui sopra. Ed ecco a voi una copia esatta. Wow. E adesso tocca a Bambola Susina. A dire il vero avrei cambiato idea. Potresti togliermi di qui? Oggi non me la sento di essere copiata, per favore. Non ti preoccupare tanto, sei già stata copiata. Cosa significa?
dica. Sì, vostra maestà. No, vostra maestà. Come volete voi. Ma io non parlo così. Un pochino ti assomiglia, però. Bambola Susina. Anzi, è una copia perfetta. Certo, e ora che abbiamo un campione di bambola Susina, possiamo farne quante ne vogliamo. Un momento, ne basta soltanto una per rendere felici le gemelle. In effetti sono d'accordo. Una sola tata Susina è più che sufficiente. Perfetto, adesso per favore mi potete trasformare? Subito, tata. Oh, così va meglio. Ora tornerò al mio lavoro. Mia bambola, mia, mia, mia bambola, mia, mia. Oh, avete visto che bella statua? Deve essere la riproduzione di una divinità, senza dubbio. Allora siamo di sicuro vicino alla città perduta. Guardate questa bellissima pianta arancione. Ah, sì, certo, la conosco. E il suo nome scientifico è Heliconia iaquini. E questa invece è chiamata Chrysanthemum leucanthemum. Come fai a saperlo? È scritto sull'etichetta. Oh, questo è strano. Anche la statua ha un'etichetta, guardate qui. Ce l'ha anche questa. E sulla pianta c'è addirittura un prezzo, 4,99. Ma è assurdo. Secondo me sta succedendo qualcosa di molto strano. È vero, qualche pazzoide deve essere venuto nella giungla a etichettare qualunque cosa. Sta piovendo! Non sta piovendo! Guardate, è un uomo della gente grande! Sta bagnando le piante! Non ci troviamo affatto nella giungla! Infatti, ci troviamo in un vivaio! Gastone ci ha portato in un posto sbagliato! Povero Barbarossa, è a migliaia di chilometri nella vera giungla! E noi invece siamo bloccati qui in un vivaio! Pronto? Pronto? Siete quasi arrivati? Siamo ancora piuttosto lontani dalla giungla. Davvero? E dove più o meno? In questo preciso momento ci troviamo in un vivaio. Siamo in un vaso di giunchiglie. Di giunchiglie? Oh, certo! Riesco a vedervi tutti. Cosa? Sono nella serra. Guardate verso la porta. Buongiorno! Io credevo che avesse detto che sarebbe andato nella giungla. Ma questa è una giungla. Venite a vedere. Oh, basta. È davvero ridicolo. Ad ogni modo, immagino che abbia bisogno di essere salvato comunque. Oh, una delle stelle si sta muovendo. Forse una stella cadente. Oh, sì, la vedo anch'io. Sta per schiantarsi a terra. Wow. È precipitata qui vicino. Andiamo a dare un'occhiata. Guardate, è qui che la stella è caduta. Ha fatto un buco enorme. È davvero incredibile. E avete visto quel fumo? Deve essere molto calda. Forza, scendiamo. Voglio vederla da vicino. No, torneremo qui domattina quando la stella si sarà raffreddata. Che bello, è mattina. Polly, la colazione! Non ho tempo, papà! Una stella cadente è precipitata nel prato ieri sera! Che bello, è mattina! Ben, non vuoi fare colazione? Più tardi, mamma! Devo andare a vedere la stella cadente! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Wow! Cos'è che ha fatto questo buco? Una stella cadente! È precipitata dal cielo! Che meraviglia! Allora, avete visto com'è fatta questa stella cadente? Non ancora, ma stiamo per scoprirlo, vostra maestà. Abbassare la chela! La stella ha le finestre. Che cos'è? Un'astronave? Sembrerebbe un disco volante. Il portello si sta aprendo. Niente panico per ora, ma questa potrebbe essere un'invasione aliena. Invasione aliena! Invasione aliena! Potete farvi prendere dal panico! Blip, blup, blip, blip! Adesso sollevate quei sassi, per favore. Ora provate a muoverli in avanti. Com'è difficile! Sì. Ora all'indietro. Quando batterò le mani, a terra. Eccellente!
E adesso, per concludere, una semplice domanda. La magia deve essere usata solo per motivi seri oppure per divertirsi? La risposta è la magia deve essere usata solo per motivi seri. Giusto! Tutte voi avete passato l'esame di magia. Urrà! E io sono di nuovo la signora Elfo. Ora potete abbracciarmi. I miei complimenti, bambine. Ecco qua le vostre licenze, firmate da me, il capo esaminatore. Sapevo, l'avrebbero superato, hanno imparato da me. Già, questo rende il loro successo ancora più straordinario. Grazie, vecchio saggio elfo. Qualcuno di voi ha voglia di festeggiare? Oh, sì, possiamo fare una festa. E quello che ci vuole per una festa è gelatina magica. Ah, tata Susina, non credo che sia il caso. Gelatina magica ancora e ancora. Ah, inondazione di gelatina. Inondazione di gelatina. Dindirindina, forse ho usato un po' troppa magia. Insomma, tata Susina, tu hai la licenza magica, sì o no? Ma certo che ce l'ho. Oh, bene, questa purtroppo è scaduta. Che cosa significa? Significa che... Oh! Non vale niente. Quindi non posso fare magie? No, è contro la legge, lo sai? Nessuna fata adulta può fare magie senza una licenza. Cosa? Sono costretto a requisirti la tua bacchetta. Oh, questo non lo puoi fare. L'ho appena fatto. È un oltraggio. Il re sarà molto arrabbiato. Gastone! Caro Gastone, il mio migliore amico. Aiutaci, ti prego, siamo intrappolati. Gastone, corri subito a chiamare tata Susina. Da dam di dam di du. Fatto, ora è di nuovo tutto pulito. No, Gastone, fuori, fuori. Che cosa? Ben, Holly, il re, la regina, il signore e la signora elfo sono rimasti chiusi in una vecchia miniera. Oh, presto, non c'è tempo da perdere. Portami là, Gastone. C'è qualcuno? Tata Susina, grazie al cielo sei qui. Siamo intrappolati. Ora vi libero. Ci vorrà solo un attimo. Aprirò la porta con la magia. Oh, non ha funzionato! No, perché la porta è stata sigillata con la magia dei nani! L'unico modo di aprirla è rispondere alla domanda! Quale domanda? Un aereo vola a 300 km all'ora. Quanto deve essere forte il vento per ridurre la sua velocità del 15%? Questa porta mi prende in giro. Tata, fa apparire una vanga e tiraci fuori! Ci impiegherò dei secoli! Ci sono! Gastone, ce la farai in un attimo! Certo! Gastone è il più bravo di tutti a scavare! Gastone, vecchio mio, aiutaci a uscire! Vuole che diciate per favore? Oh, per favore, Gastone! Urrà! Gastone al salvataggio! Ti ringrazio, Gastone. Presto! Entrate tutti in casa! Chiudete bene porte e finestre! Oh, hai visto? Ci sono delle piccole finestre in questi funghi. Molto bene, venite tutti qui, bambini. Sì, signorina Biscotto! Quelli sono dei funghi velenosi. Spuntate funghi velenosi dalla lista. Funghi velenosi! Signorina Biscotto, i funghi velenosi hanno delle piccole porte e finestre? No. Andiamo a vedere un po'. Oh, Lucy, ci è mancato poco. Sì, ma per stavolta ce la siamo cavata. Ora sulla nostra lista c'è una quercia. Forza, andiamo a cercarne una. Oh, no! Stanno andando dritti dritti al grande albero degli elfi. Dobbiamo arrivare lì per primi. Gente grande! Gente grande! Stanno venendo qua! Ah! Gente grande! Gente grande! Entrate tutti nell'albero! Arrivano! Chiudete le persiane! Bene, ora sembra un normalissimo albero. Oh, guardate! C'è un omino in quell'albero!
Eccoci qua. Potete riconoscere una quercia dalla forma delle sue foglie. Scusi, signorina Biscotto, abitano degli omini nelle querce? Cosa? Ma certo che no. Potete spuntare quercia dalla vostra lista, ragazzi. Quercia! Uff, ci è mancato poco. È vero, pochissimo. Bene, la prossima voce nella lista è insetto. Da questa parte, bambini. Oh, oh, guarda, stanno andando dritti dritti al piccolo castello. Dobbiamo arrivare prima noi. Aspettatemi. Papà, papà. Sta arrivando la gente grande. Gente grande? Presto, Tata, chiudi le finestre. Bene. Cos'è questo rumore? Stanno arrivando i giganti! Svelti, nascondiamoci! Guardate, è solo Lucy! La bimba che abbiamo conosciuto alla fattoria! E c'è anche il suo papà! Questo posto è davvero bellissimo! Sì, papà! È un peccato che dobbiamo metterci a scavare! Metterci a scavare? Perché? Per costruire una stalla per le mucche! Delle mucche nel nostro prato. Sono stragigantesche. Potranno pascolare qui a loro piacimento. Oh. Basta appiattire queste gallerie scavate dalle talpe. Quella non l'ha scavata una talpa, è la tana di Gastone. Gastone, vogliono radere al suolo la tua bella tana. Non preoccuparti, Gastone, puoi venire a vivere da me al piccolo castello. Costruiremo la stalla esattamente là. Oh no, così la stalla finirà proprio sopra il piccolo castello. Non preoccuparti, Holly, tu e Gastone potete venire a vivere da me al grande albero degli elfi. E sistemeremo la scorta di concime laggiù accanto a quell'albero. Oh, ma quello è il grande albero degli elfi. Che cos'è il concime? È la popò di mucca. Oh. Allora forse non verrò a vivere al grande albero degli elfi. Grazie comunque, Ben. Comincio subito a costruire il recinto. Psst, Lucy! Lucy! Oh, ciao, Ben! Ciao, Holly! Tuo padre ha deciso di sistemare le mucche proprio dove viviamo noi. Sì, è davvero terribile. Devi dirgli di fermarsi subito. D'accordo, allora vado a spiegargli che le fate e gli elfi vivono qui. No, no! La gente grande non deve sapere dove viviamo. Ma io faccio parte della gente grande, eppure lo so. Perché tu sei speciale. Che cosa possiamo fare? Andiamo a chiederlo al vecchio saggio elfo. Quelli erano due incantesimi veramente stupidi. Qualcuno di voi conosce invece un incantesimo utile? Gelatina magica. Hai detto gelatina magica? Sì, è un incantesimo molto utile. Immagino che la gelatina abbia la sua utilità, come alle feste di compleanno, per esempio. Oppure a un picnic. O quando hai voglia di un dolce. Va bene, gelatina magica, ma voglio che sia una persona sensata ad agitare la bacchetta. Io, lo faccio io! Voi sapete chi è la persona più sensata presente qui? Il vecchio saggio elfo. Allora sarà il vecchio saggio elfo ad agitare la bacchetta. Io? Ma io non sono una fata e non so assolutamente usare la magia. Risposta esatta, è lei la persona perfetta. Oh, io non credo affatto, no. Sta commettendo uno sbaglio. Non è vero, ci vuole solo un pizzico di polvere di fata. E lei adesso è diventato magico. Il mio corpo è tutto risplendente e questo non mi piace per niente. Non si preoccupi, non rimarrà magico ancora a lungo. Adesso agiti la bacchetta e dica gelatina, gelatina, ma soltanto pochina. Gelatina, gelatina, ma soltanto pochina. Oh, ha funzionato. Posso trasformare Tata Susina in una rana? Ah, voglio vedere se ci riesci. Sapete che vi dico? È davvero divertente! Oh, che cos'è successo? Vecchio saggio, che cosa stai facendo? Mi diverto un mondo! La magia non deve essere divertente! Che cosa succederebbe se chiedessi moltissima gelatina magica? Provaci, vediamo! Gelatina, 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 stavolta ne voglio tantina! No, si fermi, così scatenerà una... Inondazione di gelatina! Buongiorno, io sono la vostra nuova insegnante e lei è la mia assistente, la signora... È nascosta sotto la scrivania! Buongiorno!
Buongiorno, bambini. Io sono la signora Elfo. Si rilassi, signora Elfo. Non ha niente di cui preoccuparsi con me al comando. Allora, bambini, adesso... Ehi, hanno fatto scomparire la regina. Sono rimaste soltanto queste. Bambini, che cosa avete fatto alla regina? Via! Noi mandata via! Pronto? Oh, regina Cardo! I bambini mi hanno spedito da qualche parte, ma ritornerò al più presto non appena avrò capito dove sono finita. Dovrà occuparsene lei finché non sarò tornata. Oh, va bene. Arrivederci. Signora Elfo, è lei l'insegnante adesso? Sì. Niente panico, signora Elfo. Tu ce la puoi fare. Sei tu al comando. Forse dovremmo togliere loro le bacchette. Ottima idea, Ben. Niente più magia. Adesso faremo un bel gioco che si intitola Nascondiamo le bacchette. Prendo tutte le vostre bacchette e le nascondo in questo cassetto, così. Ottimo. E ora, bambini, fatemi un bel disegno. Qual è il vostro soggetto? Delle farfalle o dei coniglietti? Dinosauri, guardi! A Tarquinio i dinosauri piacciono molto! Oh, va bene! Grandi denti! È vero! Ora usate la vostra immaginazione. Chiudete tutti quanti gli occhi e poi provate a immaginare come poteva essere la terra dei dinosauri. È sicura che questa sia una buona idea? A me sembrano felici e anche tranquilli. Provate a immaginare dei grandi vulcani, delle immense foreste e dei dinosauri. Fate finta di essere veramente laggiù.